Eh, abbiamo eh, la conferma di un infortunio piuttosto serio per Carraro eh, starà fuori due o tre mesi sicuramente perché si è riscontrata una lesione di un legamento della caviglia eh, per cui sicuramente un paio di mesi eh, a, parte, a parte o comunque in questo momento qua deve stare con la caviglia ferma bloccata per tre settimane, per cui l'infortunio è, è piuttosto grave. Non deve essere operato. No, si è scelto di non fare l'operazione, eh, per cui anche in questa cosa c'è da valutare, da vedere volta per volta come prosegue la guarigione però l'impressione è che non serva, al momento è stato valutato che non serve, però la caviglia deve rimanere bloccata, quindi vuol dire che quando riprenderà avrà bisogno di un periodo per la ricostruzione insomma, così muscolare, quindi è una cosa piuttosto, piuttosto seria e abbastanza grave che starà fuori parecchio. Per il resto, eh, Bacchetti ha un... Un problemino anche lui dovuto all'ultima gara quando è uscito. E... Sì, poi gli altri, non è, non è una cosa seria, però è... Non, non, non è rischiabile. Questa settimana l'ha fatta, fatta praticamente a parte, quindi eh, abbiamo avuto solamente stamattina eh, delle valutazioni, così quindi. Si è visto che ha un problema, quindi non possiamo rischiarlo. No. Per il resto, invece, recuperiamo Cernigoi, recuperiamo Di Molfetta Palazzi. Quindi, per il resto, abbiamo recuperato qualcuno, abbiamo fuori i cardi per squalifica. Va avanti con Regista Sì, questa a mio avviso è la soluzione più adatta. Eh, anche Zennaro, abbiamo visto inizio stagione, visto. Già, già, già prima che raro purtroppo non l'abbiamo avuto per un po' di tempo. Eh, anche Zennaro, quella è una posizione che l'ha fatta bene. Palazzi, secondo me, è una posizione che la, la può fare, eh, deve acquisire la, la condizione migliore. Per cui, mh, da un punto di vista, diciamo così, di soluzione numerico, siamo a posto, poi eh, anche evidente, risaputo, che comunque Carraro per noi è un giocatore importante e con questo ennesimo, ennesimo, altro stop l'abbiamo eh, avuto a pieno regime veramente molto poco riccardo, riccardo. Sì. sì, ancora sì, visto visto il problema, no, adesso Zennaro sta bene, si è allenato bene, poi qualche fastidio ancora la spalla ce l'ha, però è una, è una situazione comunque gestibile adesso e purtroppo sì, anche domani qualche situazione di difficoltà eh, in mezzo al campo ce la, ce la portiamo dietro tra squalifiche e infortuni. Sì, vabbè, penso un po' come, un po come altri, eh, siamo arrivati vicini con qualche giocatore alla diffida, quindi, alla squalifica in Difida, quindi qualche, qualcuno ogni tanto lo perderemo, lo sappiamo, fa parte. Siligardi o di Molfetta? Siligardi sta facendo molto molto bene. È un giocatore che sappiamo ha delle caratteristiche, è un ruolo prediletto, un ruolo che preferisce. Di Molfetta è sempre stato per noi un giocatore importante e ha dimostrato una grande crescita nell'ultimo periodo, anche e soprattutto all'inizio di questa stagione, per cui potrebbero anche a volte giocare, giocare insieme con una sola punta domani credo ancora uno dei due fare una scelta ce n'è a disposizione ha fatto tutta la, tutta la settimana con la squadra al 100% quindi è pienamente recuperato prima del previsto eh, però è pienamente recuperato per come si è allenato questa settimana ha dimostrato di, di stare bene No, vabbè, ma era un problema muscolare, ma, non, eh, ma in, una, in una zona eh, poco impiegata, quindi nel momento in cui a lui eh, è andata via il, il dolore nel, muovere, nel, fare, nel fare certi movimenti, è partito subito a mille, quindi è pienamente recuperato. No, è una squadra che ha dato del filo da torcere a tante della, di prima fascia, a Vicenza, col Pordenone hanno vinto. Eh, quindi, è una squadra che ha eh, anche un'idea di gioco, un'impronta di gioco eh, propositiva. A mio avviso, una squadra che ha un potenziale offensivo di primo ordine, di qualità. Eh, quindi è una squadra che eh, con caratteristiche fisiche anche eh, importanti, eh, quindi eh, è una squadra che a mio avviso eh, può essere una mina vagante del campionato e sicuramente domani ci darà del filo da torcere. Il, probabilmente per quello che ho visto è anche una squadra che non disdegna di giocare quindi dobbiamo essere bravi anche a riuscire a gestire la gara più noi che loro fare attenzione alla loro fase offensiva perché come ho detto hanno dei giocatori che possono dar fastidio probabilmente sarà una partita meno chiusa rispetto a quella che abbiamo fatto qua contro il lecco perché comunque ripeto è una squadra che gioca che cerca di giocare è propositiva mi ha colpito il fatto ho guardato la formazione del mantova la volta scorsa sono partiti nell'ultima gara con ben sette under. avevano, avevano delle, dei problemi però da quello che abbiamo a quello che ci viene riferito risulta che recuperano, eh, recuperano dei giocatori, un centrale giovane che solitamente gioca non l'hanno perché è andato con la nazionale, quindi credo che la diventerà molto più vecchia la loro formazione, almeno credo, non lo so, è l'impressione. <coughs> sì, può essere che qualche giovane in meno magari rispetto all'ultima partita ce l'abbiano. sono giocatori con caratteristiche diverse simone è più, è più attaccante, l'altro è più da ripartenza è più da, da più esterno come caratteristiche sue è un reparto dove eh, fino a domani ci penserò perché comunque le ho a disposizione tutti e quattro quindi è, una, è un reparto quello dove mh, dove valuterò eh, se è meglio partire con uno più, da, più esterno più punta è da, è da valutare. <coughs> quando ci sono gli spazi ah, chiusi, esperienza. quando ci sono spazi chiusi, lui l'abbiamo visto che ci può dare molto. Eh, eh, quando spazi aperti con gli spazi chiusi eh, è un giocatore che deve ancora trovare eh, quella, quello, quella eh, come si può dire eh, mh, lo spunto nel, nel, nell'essere propositivo anche quando non vede spazi, cioè deve riuscire ad, ad essere propositivo negli spazi stretti in questo momento qua lo vedo più come un giocatore abile eh, nella, co contro squadre che concedono qualcosa. Per questo anche domani potrebbe essere una partita, perché a mio avviso il Mantova rispetto all'Ecco di turno, è una squadra che predilige anche giocare, ha un buon gioco, quindi qualche spazio, probabilmente in più rispetto all'Ecco, in alcune situazioni, spazi di campo possiamo averli. Sì, 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 sono, sono quelli a posto al 100% e sono eh, gli unici, diciamo così, disponibili che hanno giocato con una certa continuità. È anche vero che sto vedendo da parte di alcuni ragazzi una crescita importante, Musatti, Pietrelli, eh, stanno, stanno crescendo e. E sono pronti anche loro per dare una mano più di quello che hanno fatto fino ad ora? Sì, hanno, hanno delle qualità eh, diverse l'uno dall'altro, però, hanno, sono giocatori. Sono ragazzi che hanno delle potenzialità, devono, devono esprimerle, devono tirarle fuori. Bisogna trovare anche il momento giusto per metterli. Quindi, però sono due ragazzi che possono essere pronti a giocare. No, no. vabbè, non. non sì, c'è qualcuno, però più, più che questo, devo valutare la reale condizione.